Ciao a tutti, vediamoci insieme quest'altro impasto collettivo. La pasta madre per questo impasto deve essere bene in forza, quindi vanno fatti tanti rinfreschi fino ad arrivare all'ultimo giorno, dove va rinfrescata 3 volte, l'ultimo rinfresco alle 16. Di seguito trovate gli ingredienti del primo e del secondo impasto. Eccoci qua, come al solito stiamo seguendo tutte le indicazioni che ci dà Rosa sul gruppo Nuvola Un amore di pasta madre. Qui ho messo la prima parte di acqua, poi ci metterò lo zucchero. Ok, non ho scritto la procedura, tutte le descrizioni perché sono lunghissime, quindi mano a mano ve le dico così come procedo a voce. Queste sono le uova, le sbatto un pochino con la frusta, senza montare i tuorli. Il peso varia secondo la grandezza delle uova, le mie avete visto erano 3 o 4, adesso non mi ricordo, ecco perché bisogna pesarle. Sbatto un pochino, poco, ok, così. E poi ci metto la pasta madre, 100 g di pasta madre a pezzettini. Come ho detto sopra, la pasta madre va rinfrescata almeno 3 giorni prima, 2 volte al giorno, e l'ultimo giorno 3 volte, fino ad arrivare alle 16, in modo che l'impasto si fa alle 20. Ora ho messo la farina setacciata, giro un pochino e poi vado a mettere in a far girare la planetaria. Eccola qua, a velocità bassa all'inizio. Ok, faccio girare un pochino. Prima di procedere per la seconda dose di tuorli, l'impasto deve diventare ben omogeneo e liscio. E poi i tuorli vanno inseriti in 3 volte piano piano. Mettiamo il primo cucchiaio, diciamo, io faccio con il cucchiaio, aspettiamo che assorbe bene e poi mettiamo un altro cucchiaio fino a metterlo tutto. Ok. Naturalmente io qui ho fatto dei tagli, non è che vi posso far vedere tutto il tempo che ci mette per portare l'impasto per incordare. Se no verrebbe troppo lungo naturalmente, quindi vi regolate con i tempi, vi regolate, metteteci il tempo che ci vuole. Se si scalda troppo, se l'impasto è troppo caldo, basta spegnere un pochino e si può mettere anche 5 minuti in frigo e poi riprendere. Ok, una volta messo l'uovo, ogni tanto vedete stacco l'impasto dal fondo. Adesso metto l'acqua, lo stesso in più volte, in 2 o 3 volte, e faccio piano piano riprendere l'incordatura. Ok, naturalmente io sto seguendo tutta la descrizione e i passaggi che sta facendo Rosa. Ci sono tante amiche del gruppo che stanno partecipando a questo impasto collettivo. Bene, adesso finisco di mettere quello che è rimasto, e cioè il burro. Il burro va inserito a pezzettini, un pezzettino per volta. Una volta assorbito, si mette un altro pezzetto e avanti così. Dipende,
giro bene fino a che non si è assorbito tutto il burro. Voi prendetevi i vostri tempi perché io qui, come vi ho già detto, ho fatto dei tagli, quindi ho accorciato un pochino l'incordatura, eccetera. Ok, ancora c'è un pezzettino di burro, stacco ogni tanto da sotto l'impasto e continuo a girare. Faccio girare ancora perché dovrei cercare di far venire il velo. Se l'impasto si scalda, sospendete un attimo e appoggiate un attimino in frigo e riprendete. Ci siamo quasi. Io adesso per farvi vedere il velo, da sola perché con il cellulare. È difficile da sola, anche se l'ho appoggiato in una postazione, però direi che è pronto. Questo è il velo di rosa. Beh, non so se riuscirò a farlo venire così, eh. Voi provateci, eh. Allora, una volta pronto il primo impasto, lo giriamo sul tavolo di lavoro e qui bisogna pirlare. Come vedete è molto appiccicoso, ci aiutiamo con un tarocco e poi stacchiamo un pezzettino per fare la spia di lievitazione, dopodiché lo mettiamo dentro un contenitore. Ecco, io ci ho fatto il segno. Adesso di seguito vedrete la pirlatura di rosa. Allora, dopo la pirlatura, l'impasto va messo dentro un contenitore coperto e si aspetta che triplichi. Qui, siccome siamo arrivati alla sera, quindi sicuramente ci vuole tutta la notte. Quindi vediamo domani mattina il mio impasto come lo trovo. Questo è il mio impasto. Vedete, dovrebbe essere triplicato, però diciamo che quando ho fatto il segno c'erano dei vuoti di lato, quindi magari si è allargato. Diciamo che è triplicato, comunque dovrebbe triplicare l'impasto. Il tempo dovete vedere voi, perché anche se vi dico che a me ci sono volute 6 ore, magari a voi ci vorrà più tempo, come ce ne vorrebbe meno se il tempo è caldo. La planetaria l'avevo appoggiata un attimo nel frigo, così si è raffreddata. E volendo anche l'impasto lo potete appoggiare, ma solo un attimo, 5 minuti. Poi mi sono preparata tutti gli ingredienti, vedete, in sequenza, così non sbaglio poi a metterli, una volta guardata la ricetta. Qui sgonfiamo l'impasto. Eccolo qua, bellissimo questo impasto. E lo versiamo nella ciotola della planetaria. Volevo ricordarvi che questa è una ricetta di Renato Bosco. L'abbiamo seguita insieme a Rosa Di Fonso, l'amministratrice del gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre. Abbiamo seguito quindi tutte le sue indicazioni. Perché è una ricetta molto complessa e abbiamo fatto questo impasto collettivo. Bene, ora una volta preparati tutti gli ingredienti del secondo impasto, verso prima la farina, trovate all'inizio le dosi del secondo impasto, in descrizione. Faccio girare piano la planetaria.
Faccio incorporare bene la farina. Poi naturalmente io qui faccio sempre dei tagli, quindi voi prendetevi i vostri tempi per far incordare. Una volta pronto, una volta che ha assorbito bene la farina, ci metto la panna in 2 o 3 volte. Gli ingredienti vanno messi sempre piano piano. Faccio girare ancora. Poi lo zucchero. Oddio, io l'ho messo adesso. Ho sbagliato, l'ho messo tutto insieme, però in 2 volte almeno. Scusatemi. Gli ingredienti li ho preparati tutti in sequenza, li ho messi tutti in fila per non sbagliare. Adesso ci metto il miele a filo. Ok, giriamo ancora. Una volta assorbito il miele, ci mettiamo gli altri tuorli, sempre un cucchiaio alla volta. Facciamo assorbire, facciamo girare fino a che l'impasto diventa bello lucido e assorbito tutto l'uovo. Finisco di mettere i tuorli. Naturalmente io ho detto uovo, ma insomma sono i tuorli. Una volta assorbiti bene, mettiamo l'ultima parte di burro, i 30 grammi di burro, sempre a pezzettini. Il burro va tirato fuori almeno un'ora prima, così è bello morbido. E poi alla fine metteremo la vaniglia, i semi della bacca di vaniglia o l'estratto di vaniglia. Io sinceramente ho usato l'estratto ed il sale. A questo punto bisogna incordare fino a che si forma il velo. L'impasto, una volta pronto, va lasciato 30 minuti coperto a temperatura ambiente, poi va appoggiato sul piano di lavoro e lasciato lì 15 minuti a rilassarsi. Dopodiché va fatta la pirlatura, questa è Rosa che sta facendo la pirlatura. Io ho preferito non mettere la descrizione di tutti i passaggi perché comunque sarebbe stata lunghissima e quindi ho ripetuto a voce tutti i passaggi, però se andate sulla pagina, sul gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre, trovate il file con tutte le descrizioni, gli ingredienti, eccetera. Bene, nel frattempo ci prepariamo i contenitori, i pirottini. Io ne ho fatto soltanto uno, ho preso un pirottino da 1 chilo, poi alla fine l'impasto mi è venuto sotto i 900 grammi, non so perché. Ok. Rosa sta pirlando quello piccolino. Metterò di seguito poi qualche foto, ma non tante perché questo video è già lunghissimo di sé. Bene. Dopodiché i tempi di lievitazione variano, perché abbiamo visto poi le amiche del gruppo, ecco questo è il mio impasto pirlato, c'è anche chi ci è voluto più di 10 ore, a me è cresciuto molto prima,
ha triplicato il suo volume, l'ho seguito passo per passo. La ricetta dice che bisogna, quando sta sotto a 4 centimetri, cioè deve rimanere 4 centimetri dal bordo, si può anche procedere alla scarpatura e poi infornare. Il forno a 165 gradi per all'incirca 50 minuti. Qui vi ho messo la scarpatura che sta facendo rosa. Prima di procedere alla scarpatura bisogna tenerlo all'aria scoperto almeno 15 minuti, così si forma un po' di pellicina sopra e si può fare il taglio così come sta facendo Rosa più facilmente. Bene, una volta aperti tutti e quattro i lembi, Rosa ci mette il burro, pezzettini di burro, e poi si richiude. Ok. Il forno è già caldo, come abbiamo detto, a 165 gradi. Bene, io ho infornato, il mio, guardate, sta già scoppiando dopo 20 minuti, appena 20 minuti, ed eccolo qua. Dopo un po' l'ho infilzato, l'ho messo dentro una pila, con la pila sotto, ho sempre paura che cade giù. Bene, amici, io spero che sia riuscita a spiegare tutti i vari passaggi, però se volete andate sul gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre, dove nei file trovate questa ricetta. Un grazie a Rosa che ci ha guidato con tanta pazienza per eseguirla. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.